Gestione nomadi, opposizioni compatte chiedono le dimissioni dell'assessore Sala. IPV sull'orlo del baratro, Padoan nega il ricorso al bail-in, risparmiatori alla finestra. FAS nell'aria e nell'acqua, parla l'esperto, ecco quali sono i rischi per la salute. I vicentini si esprimono sulla riqualificazione della stazione, ora però tocca Campomarzo. Terrore in farmacia, armato di coltello minaccia e rapina i titolari del negozio. Delitto Pretto, parla al fratello della vittima, mio fratello non aveva nemici. Lascia sole le figlie di 2 e 11 anni in casa per andare a bere in un bar. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, siamo in diretta pronti a darvi le notizie che abbiamo raccolto nel corso della giornata. Iniziamo parlando della gestione nomadi, c'è la questione del campo di Via Cricoli che non paga le bollette dell'acqua, poi ci sono le famiglie che bivaccano vicino al centro commerciale Palladio, le opposizioni si compattano e chiedono un intervento efficace da parte dell'amministrazione, non solo, chiedono anche la testa, politicamente parlando, dell'assessore Sala. Chiediamo che vengano tolte le deleghe all'assessore Sala, deleghe che devono essere tolte per incompetenza e anche per incapacità. Chiedono la testa dell'assessore Isabella Sala. Le fazioni di centrodestra si uniscono e in consiglio comunale a Vicenza, dopo giorni di tuoni e fulmini, esplode la bufera politica in tutta la sua violenza. Lega Nord, Idea Vicenza, Forza Italia presentano una richiesta di dibattito sui 47.037,04 euro di bollette non pagate dai nomadi del campo di Via Cricoli. Sui banchi di Palazzo Trissino lo scontro potrebbe andare in scena già la settimana prossima. E chiederemo in quella sede anche la revoca delle deleghe all'assessore Sala. Io ammetto che, come dire, siamo andati un po' lunghi, però da questo a sollevare un assessore, beh, insomma, lo deciderà il sindaco. L'assessore fa il mea culpa, ammette che sì, insomma, i nomadi non hanno ancora pagato, però, ecco, ci siamo quasi, ancora un po', ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando, quest'estate ci siamo ormai e i residenti di Via Cricoli, Via Diaz pagheranno sia la bolletta presente e sia l'arretrato. Anche questa è una cosa nuova che non era mai stata fatta in questa città. Una novità per Vicenza. L'assessore esulta, ma il fatto che i nomadi saldino la bolletta dovrebbe essere il minimo sindacale. Anzi, noi di Rete Veneta controlleremo che siano state pagate anche le bollette di luce e gas. Intanto, come vi avevamo raccontato in anteprima assoluta, nei 31 comuni soci di Acque Vicentine, i sindaci della Lega sono pronti a insorgere e a chiedere che Palazzo Trissino, a cui sono intestati i contatori del campo nomadi, venga messo in mora. Chiediamo anche a Variati che presenti un piano di rientro per far pagare ai nomadi le utenze che mancano e se Variati non darà risposte certe siamo pronti con i nostri sindaci a mettere in mora il comune di Vicenza e di conseguenza lì sarà obbligatorio rispondere. Signor Sindaco, è arrivato il momento di intervenire in prima persona, non abbiamo sentito nessun commento da parte sua in questi giorni, questo ci preoccupa, evidentemente il problema è più grande di quello che si vuole far credere, intervenga in prima persona per garantire parità di trattamento a tutti i cittadini di Vicenza. Allora, avete sentito, noi ci facciamo un nodo al fazzoletto per ricordarci di continuare a seguire questa questione. Andremo sicuramente dal sindaco a chiedere spiegazioni. L'assessore Sala si è autodifesa, così l'avete sentita nel servizio. Noi continueremo a seguire questa vicenda. Come seguiremo e staremo al fianco dei risparmiatori, dei soci beffati dal crollo delle azioni di BPV. Sono ore intense, la banca vicentina è sull'orlo del baratro. Sapete, insomma, nelle scorse ore riunione in Europa. Oggi ha parlato il ministro Padoan, l'abbiamo intercettato a Roma, ha detto il rischio bail-in non c'è per il momento, i risparmiatori non possono far altro che aspettare guardando dalla finestra. Noi, associazione
noi che credevamo. La vicenda abbiamo studiata a fondo, sapevamo che non era così semplice. Nulla di nuovo sotto il sole, di scivolone in scivolone, Banca Popolare di Vicenza continua il suo tragico destino, dicono i comitati, che peraltro concordano con la decisione dell'Unione Europea che boccia l'aumento di capitale da parte dello Stato. La situazione dell'istituto di credito berico è tutt'oggi complicata, poco chiara, e in una situazione di questo tipo troppo fluida, continuano i comitati, è difficile trovare tra pubblico e privato chi investa un miliardo, ma c'è chi miliardo di sicuro da qualche parte ce l'ha, dicono. Il miliardo si può trovare e si può trovare nelle tasche di quegli amministratori che ci hanno portato in questa situazione. Un'altra tegola che rende arduo il cammino di risalita di Banca Popolare di Vicenza. Basta chiacchiere, dicono i comitati, qui si sono bruciati capitali veri di persone vere. Dal ministro Padoan oggi i comitati si aspettano una sola risposta. Il miliardo che manca lo si può trovare. Questo deve dire Padoan insieme al Ministero della Giustizia e insieme al Governo. Questo noi ci aspettiamo. Tutto il resto sono parole. Intanto rimane aperta la questione rimborsi, con lo spettro del pagamento dell'IRPEF su quei soldi che di fatto coprono, anche solo in parte, la perdita di capitale privato, e i comitati non ci stanno. Lunedì noi abbiamo un incontro con il presidente Mion in merito, che ci riceverà. Noi una proposta per risolvere la questione ce l'abbiamo, vediamo se la banca accetta. In giornata siamo andati a intercettare il ministro Padoan con i nostri colleghi romani, sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Stiamo continuando a lavorare per una soluzione che metta in sicurezza le banche, che salvaguardi il risparmio e allo stesso tempo che garantisco, c'è una garanzia dal punto di vista della liquidità, quindi non c'è nessun problema di liquidità. Tutto ciò naturalmente richiede un monitoraggio continuo sulla situazione e noi contiamo di arrivare a una soluzione consolidata in tempi brevi. C'è un rischio bail-in. Ci sono le procedure europee su cui stiamo lavorando, le ipotesi sono chiare. Padoan dice non c'è il rischio bail-in, noi continueremo a controllare la situazione. Sapete cosa significa bail-in? Mettere le mani nelle tasche degli italiani, dei vicentini, che così verrebbero beffati due volte, prima il crollo e poi il bail-in. Speriamo proprio di no. Per il momento il ministro smentisce. Adesso parliamo di PFAS, problemi per la salute, lo sapete, e c'è grande preoccupazione per il possibile inquinamento dell'aria. Siamo andati a sentire un esperto. Allarme PFAS. In un groviglio inestricabile di polemiche, accuse e guerre giudiziarie, quello che conta per i cittadini è capire anzitutto le ricadute sulla salute. Per questo noi di Rete Veneta abbiamo chiamato al telefono il presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza, Michele Valente. I medici di famiglia della zona interessata da questo inquinamento, che sono praticamente non sanno che risposte dare ai cittadini che li interpellano. I dottori ancora non sanno che risposte dare ai cittadini che li chiamano. Ce lo dice chiaro e tondo il presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza. Stiamo affrontando una situazione di cui non abbiamo evidenze scientifiche, purtroppo, perché se noi avessimo evidenze scientifiche saremmo molto più facilitati. Però d'altro canto non siamo in grado di, cioè non voglio aspettare 10 anni per avere gli esiti di tutti quanti i monitoraggi, voglio già intervenire prima per cercare di salvaguardare la salute. Per questo l'Ordine dei Medici di Vicenza per la prima volta in Italia ha istituito una commissione sui PFAS, un vero e proprio comando sanitario e scientifico composto da specialisti con la missione di studiare esperienze analoghe all'estero per trovare risposte utili da dare ai cittadini. Sappiamo in letteratura che può avere, i PFAS possono avere effetti sul sistema endocrino, sul sistema cardiovascolare, sulla tiroide, sul colesterolo, però diciamo che quello che mi pare di aver capito in tutta quanta questa vicenda è che dal punto di vista oncologico non ci sono rischi, ci sono rischi di alta, almeno a breve, rischi di altra natura, e dopodiché noi praticamente siamo qui per curare e per guarire e per cercare di monitorare la situazione. Quindi faremo il massimo di quello che la scienza mette a disposizione. Cambiamo argomento, parliamo della riqualificazione del piazzale della stazione. Vicentini contenti, però dicono bisogna intervenire anche per quanto riguarda Campo Marzo.
È inutile, il nuovo piazzale della stazione di Vicenza non basta come biglietto da visita per chi arriva, lo dicono i residenti, lo dice la gente che nella città del Palladio ci viene tutti i giorni per studio lavoro. Il messaggio è chiaro, gli amministratori dovrebbero fare di più, a cominciare dal Campo Marzo. Si sta parlando di tossici, ubriaconi e così, è quello che vuole la città, perché da qualche parte li devono mettere, visto che non si occupano di loro o che li ammassano in alberghi cittadini per non pagare le varie soluzioni che ogni persona di cui avrebbe bisogno. Nell'antichità questo era il salotto di Vicenza, questo qua, cioè la gente che per bene faceva il passaggio avanti e indietro, capito? La situazione qual è oggi? Non è bella, proprio per niente piacevole da vedere, insomma, per i turisti che arrivano, avere tutto il posto più bello di Vicenza occupato sicuramente non è bello, non è bello. Pesante da vedere anche per me accettare, diciamo, un discorso in degrado così. Questo parco viene perso, resta in mano a questa gente qua. Io sono terrorizzata effettivamente, perché continuo a vedere macchie di sangue in giro per i viottoli lì della, anche dove c'è la nostra, diciamo, il nostro ufficio, e macchie di sangue dappertutto ogni giorno, e quindi non mi sento per niente tranquilla. Ci sarebbe ben altro da riqualificare? Sì, effettivamente sì. Ecco. Non basta una stazione? No, assolutamente no. Beh, il messaggio a chi ha in mano la città non lascia spazio a dubbi. Significativo il sorriso amaro della signora che abbiamo intervistato. Andiamo avanti con la cronaca, parliamo dell'omicidio Pretto, parla il fratello e dice lui non aveva nemici. Nessuno merita di morire così. Il fratello di Mauro Pretto, ucciso in circostanze misteriose davanti alla sua abitazione tra i boschi di Zovenceno, non si dà pace. Non ha mai fatto male a nessuno, non capisco chi potesse odiarlo a tal punto da ucciderlo con un fucile caricato a pallettoni, come se fosse stato il peggiore dei delinquenti. Quello che è accaduto non riesco ad accettarlo, proprio non ce la faccio. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per dare un volto al misterioso killer, in una vicenda che ha ancora troppe domande senza risposta. Rapina in farmacia, entra armato di coltello, minaccia i titolari, tanta paura nel negozio. Rapina nel cuore di Vicenza, presa di mira la farmacia Cegana in contrappiede muro San Biagio. Il rapinatore, incurante dell'ora, tardo pomeriggio, con diversi clienti all'interno della farmacia, è entrato con felpe e berretto calato sugli occhi, si è avvicinato al bancone senza lasciare il tempo di parlare, ha afferrato la dottoressa presente per il bavero e, puntandogli un coltello da cucina alla gola, gli ha intimato di dargli i soldi, il tutto con il terrore negli occhi dei clienti. Poi, approfittando della cassa rimasta aperta, ha raffatto i soldi e si è dato la fuga. Sul posto le volanti che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al volo notizie dal web, dal sito Vicenza Today, parliamo di morti bianche, morti sul lavoro, i dati della CGIL li possiamo vedere in onda, Vicenza da record per morti e incidenti. Nel 2017 gli incidenti mortali sul lavoro sono cresciuti del 30% e gli incidenti in genere del 2% rispetto allo scorso anno. Questo l'allarme lanciato dai segretari della CGIL, Fabiola Carletto, Luca Rossi e Giosuè Mattei. Lascia sole in casa le figlie di 11 e 2 anni per andare fuori a bere al bar. È stato intercettato. In una Vicenza ricca ed opulenta ci sono anche storie di difficoltà che hanno per protagonisti ancora una volta immigrati. Lei è regolare in Italia, due lavori, uno al mattino e uno di notte, come lavapiatti in un locale per mantenere la famiglia, due figli di 2 e 11 anni. Lui, il marito moldavo, è invece irregolare in Italia con la tendenza a bere. Ieri notte è stato pizzicato ubriaco fradicio mentre tentava di entrare in un'auto non sua. Aveva messo a letto le figlie per poi sgattaiolare fuori a bere. È stato denunciato per abbandono di minore, dovrà pagare una sanzione per ubriachezza e probabilmente sarà rimpatriato. Adesso ci vediamo un bel video sul tubo, su internet, che immortala un cinghiale, lo possiamo vedere.
Abbattimento di cinghiali con arco e frecce, si sta preparando la squadra di 8 arcieri arruolati per mettere in atto il piano di contenimento di questi animali sulla zona collinare, così come stabilito dalla regione. Stiamo parlando dei colli iberici. Attualmente la polizia provinciale stima una presenza di 150-200 esemplari, calcolo realizzato sulla base degli avvistamenti. I cacciatori, appositamente formati, dovranno colpire a distanza ravvicinata, ripetiamolo, con l'arco e la freccia, possiamo rientrare in studio, dovranno colpire non oltre i 20 metri di distanza. L'ENPA, intanto, l'Ente Nazionale Protezione Animali, ha scritto al governatore Luca Zaia chiedendo di fermare il piano. A scuola di legalità abbiamo deciso di ribattezzare così questa iniziativa. Questura e mondo della scuola si incontrano grazie al progetto Alternanza Scuola-Lavoro, un primo assaggio del mondo del lavoro per gli studenti dei licei iberici, quest'anno per 26 studenti del liceo Pigafetta e 9 del liceo Lioi. L'avventura lavorativa è particolare, infatti dalla prossima settimana saranno a stretto contatto con gli agenti dell'ufficio immigrazione. È una formula inedita che però risponde a quelle che sono delle direttive di carattere generale previste da entrambi i ministeri, e per questo ho sottolineato che hanno passato il vaglio formale e adesso passiamo al vaglio pratico, che però si annuncia molto positivo. 200 euro formative nel triennio della terza superiore alla maturità, dove i ragazzi potranno finalmente lasciare i banchi di scuola per immergersi in quella che è la realtà lavorativa. Ragazzi affiancheranno gli agenti dell'ufficio immigrazione e potranno vivere da vicino sia l'esperienza dell'accoglienza dei profughi che quella di richiesta di cittadinanza. È una grande opportunità di avvicinamento delle istituzioni, una grande opportunità per i nostri studenti di fondare, di costruire quelle cosiddette competenze trasversali che non sempre all'interno dell'aula si riescono a trasmettere. Un'occasione per i ragazzi di accostarsi alle istituzioni per imparare il rispetto, che diventa educazione al senso civico, per essere degli adulti migliori. Non è sprecata l'esperienza, qualsiasi sia la scelta futura, essere a contatto con le istituzioni è sempre una crescita. Stavo dando un'occhiata al web per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, non ce ne sono di particolari, quindi chiudiamo con la programmazione. Questa sera alle 21.15, 21.20 torna Focus, studi rinnovati, nuovi di zecca. C'è sempre però il nostro direttore Luigi Bacialli, con lui questa sera i veneti schiacciati dalla crisi, tante storie di persone che stanno tentando di superare questo momento economico di estrema difficoltà. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi da casa. È tutto per quanto riguarda TG Vicenza, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci sono le previsioni del tempo. Previsioni per domani: sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale addensamento, più probabile su pianure prealpi fino al mattino, nonché sui rilievi dal pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature: le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime un aumento locale anche sensibile. Venti in quota generalmente moderati dai quadranti settentrionali, nelle valli deboli di direzione variabile, in pianura deboli prevalentemente dai quadranti orientali.